Fermo restando che la volontà di questa amministrazione è quella di realizzare l'opera per aprire le controstrade tra la Complanare e l'area della lottizzazione Vendramini, rispetto a quello che è stato ragionato tempi addietro, abbiamo dovuto fare delle modifiche di fondo che riguardano sia il finanziamento dell'opera, che ci viene dato da un accordo di programma tramite un privato, e sia quello che sono anche la realizzazione dell'opera stessa in termini tecnici ed esecutivi. In quanto la controstrada presentava un diverso livello rispetto alla strada di innesto, e questo non ci ha permesso di poter fare subito l'impianto provvisorio come avevamo previsto. Questo ci comporta una progettazione di fondo che risolva la questione e quindi la realizzazione dell'opera in toto in maniera definitiva. I tempi dovrebbero essere così distribuiti: prima dell'estate il progetto definitivo e quindi la conclusione progettuale, mentre per l'autunno, diciamo così, dopo l'estate, l'inizio dei lavori e non so i tempi tecnici per la chiusura, ma nel breve periodo.